Sei una giovane e a differenza di qualche tua coetanea di partito, non utilizzi social network. È vero che come lo fanno loro, poca interattività e come non farlo? Io ho un blog ormai dal lontano 2006 dove scrivo e rispondo, leggo tutti i commenti e rispondo a tutti i commenti. Sono su Facebook ormai da 2 anni e ho 5.000 persone che mi seguono e anzi vengo accusata dal mio partito di usare Facebook anche per fare la picconatrice. Sono d'accordo sul fatto che chi utilizza questi social network solo per utilizzarli, ma non li utilizza nell'interazione, ne abusa. Al di là delle battaglie per i diritti per i quali ti sei spesso misurata, con il coraggio di dire ai vertici del partito cosa va bene e cosa non va, non credi che i giovani abbiano poco spazio per poter emergere in un contesto così gerarchico come quello di un qualsiasi partito? È assolutamente così, e il problema è proprio questo. Guarda, io sono contraria all'idea di partito liquido di Veltroni, proprio assolutamente, perché il partito liquido non porta altro che al governo di uno solo. Il PDL, per capirci, è un partito liquido. Il partito dovrebbe essere fondato proprio sul dissenso, ma un dissenso che poi viene costruttivamente utilizzato. Io sono per un partito molto organizzato. Ma il molto organizzato non sta per molto fidelizzato, ma promuovo la competenza. Promuovere la competenza significa anche essere permeabili all'esterno. Ecco, la realtà è liquida. E proprio perché in questo momento io sono assolutamente d'accordo con la visione postmoderna che si fa di questo secolo, sul fatto che in ognuno di noi convivono più cose, più complessità. Io sono donna, sono lesbica, sono metalmeccanica. Sono tante cose insieme e tutte e tre queste cose devono essere in qualche modo serene per poter fare di me un individuo. Non è più come nel secolo scorso in cui ognuno di noi era o donna o omosessuale o operaio o imprenditore. Pensi sia possibile con nuove leve, con nuovi strumenti, che siano i social network, insomma, che siano i giovani che fanno parte del partito, se si possa effettivamente scardinare questo tipo di gerarchia interna? È una bella domanda, ci stiamo provando in tutti i modi. Per chi ha avuto una storia di partito tra le file dei giovani ed ha abbandonato l'idea di continuare in logiche dove tutti devono contribuire a favore di questa o quella figura scelta non condivisa, pensi che i giovani possano avere la possibilità di tornare a dire la propria? Se abbandonano gli schemi, sì, il problema è che io questo abbandono degli schemi non lo vedo. E ti dirò di più, che la lettura di questa cosa è, secondo me, è molto complessa, nel senso che oggi è molto più facile, anche se uno ha un obiettivo in buona fede di fare politica, legarsi a qualcuno che ti può assicurare il posto, piuttosto che pensare che qualcuno dal basso ti appoggi. Ora, i giovani si libereranno nel momento in cui cominceranno ad interpretare il loro tempo. Interpretare il loro tempo significa che bisogna cominciare a dire dei no. Non dobbiamo compiere l'errore di farne una questione solo generazionale, come non dobbiamo fare una questione come donne solo di questione di genere, perché è sbagliato, sennò poi una incarna la donna e vuole il posto in quanto donna, incarna la lesbica o il gay e vuole il posto in quanto gay e in quanto lesbica. Sei ritenuta la buona dei giovani, quella che non dice mai nulla per caso. Volendo dirne una cattiva, cosa ne pensi realmente dell'azione di Renzi rispetto ai giovani sul territorio? Rimarranno isolati come sempre a vantaggio dei candidati delle sedi federali o immagini modelli più equi anche per le sedi più isolate? Diciamo che il pericolo è sempre alla porta, ma non dentro questo partito in generale, cioè il fatto di cercare scorciatoie per vincere i congressi, nessuno ne è stato immune, che non è perché ce l'ho con Bersani e voglio che Bersani se ne vada, voglio che Bersani capisca e riservi un angolino a tutta quella parte di partito che sta parlando con una parte con cui lui e l'apparato non riesce a parlare. In un assetto politico-partitico, come immagini il futuro approccio alla politica dei giovani italiani? Reclutarli anche via web? Meritocrazia e non solo su logica clientelare, ma come fa il buon Renzi che trae spunti dai social network per poi farli suoi? Io dico che proprio perché sono invece per il partito organizzato, mi piacerebbe un partito che riesca a fare scouting sui territori delle migliori competenze, che formi i propri quadri o le persone che vogliono della formazione politica, di accedere magari anche a livelli amministrativi più bassi, perché non esiste soltanto il parlamentare in Italia o il premier, perché tutti vogliono fare il presidente del consiglio in questi
in questo paese con un presidente del consiglio fichissimo, bellissimo, bravissimo, mettiamo Bersani, adesso passami questa battuta, non cambiamo il paese, noi abbiamo bisogno di una classe politica diffusa e preparata. È ora di fare della politica verità più che i soliti comizi a voce impostata, come insegnano i vecchi politici del passato? Assolutamente sì, ma io sono l'incarnazione di questo modo di discutere, cioè io come discuto a tavola con gli amici, discuto nelle iniziative politiche, che può essere anche criticabile se vogliamo, nel senso che si vede che la ragazza non si è preparata il discorso a casa. Tu come vedresti idealmente la situazione per quanto riguarda la legislazione rispetto alle coppie di fatto? Come dovrebbero essere in un paese civile? Matrimonio. Matrimonio, adozioni, riconoscimento delle famiglie arcobaleno e finalmente delle leggi dignitose per le persone transessuali e soprattutto per rendere agibile il mondo del lavoro alle persone transessuali. Questo è il mio pacchetto LGBT. Ma sono stati presi poi nel corso del tempo dei provvedimenti, sono stati fatti dei passi avanti, poi è chiaro che è difficile, essendo proprio questo il paese di cui stiamo parlando, no? Con la Chiesa Cattolica e le pressioni che fa la Chiesa Cattolica su certi schieramenti politici. La Chiesa può dire quello che vuole, la classe politica di un paese laico dice benissimo, ringraziamo il Papa per il suo contributo, ma noi facciamo quello che ci dice la Costituzione o comunque la Carta dei diritti umani, l'Europa o quello che viene fatto in tutti i paesi civili del mondo. Io da lesbica e da persona che crede fortemente nella laicità dello Stato, da persona che addirittura ti dice che vorrebbe abolire il concordato. Ieri ho scoperto, pensa, che la CEI ha finanziato un progetto di integrazione tra ragazzi libanesi e palestinesi. Allora, se io so che i soldi dell'8 per mille vanno in queste cose, posso anche essere contenta. Cioè, se la Chiesa viene considerata una, diciamo, non voglio dire un'associazione che sennò sembra offensivo, una cosa, qualcosa che in Italia, un'entità che in Italia favorisce questo tipo di cose anche a livello mondiale, non solo in Italia, ma lo Stato deve aiutare la Chiesa. Però se io conosco una scuola sulla Tiburtina con i buchi nelle porte e i bagni che non funzionano, che tra l'altro adesso è stata anche chiusa, e poi vedo le scuole magari del centro che prendono i finanziamenti anche in modo indiretto dallo Stato, beh, insomma, qualche perplessità su come vengono distribuite le risorse ce l'ho.